A volte le partite che sulla carta hanno un pronostico scontato sono quelle che invece riservano le più clamorose sorprese. Si augura che non sia questo il caso l'Anzio Lavinio, che ospita in casa nell'undicesima giornata del campionato di Serie C2 girone D il Città di Minturno Marina, ferma ancora a quota zero in graduatoria. Dal campo sportivo di Anzio un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi, che viene adesso gestito da Origlia, che va a tirare in porta. Ottima comunque la parata di Aceto. Altro tiro in porta, scoccato da Daniele Moncada, prova l'azione personale, viene fermato. Poi c'è stata la conclusione di Clavari, miracolo di Aceto. Vediamo se adesso riuscirà a rendersi pericolosa. Tiro e palo colpito da Origlia, se ne va in uno contro uno. E poi c'è ancora il tiro in porta e la palla che termina, non abbiamo visto se fosse terminata in gol oppure no. Ed è così, c'è stata la marcatura da parte di Flocco con Anzio Lavinio, che adesso ha una grande chance con De Marco. Continuano a bombardare da tutte le posizioni la porta, e adesso però deve stare attento perché arriva il gol del 2-0. Un gol in questo momento potrebbe far cambiare l'inerzia della partita. Parte proprio lui, il tiro e il gol. Infila sull'angolino di sinistra il portiere Aceto e dunque accorcia le distanze proprio lui, Simone Moncada. La compagine del Sud Pontino deve anche stare attenta a non commettere ulteriori falli. Il tiro e il gol. Arriva praticamente nel giro di un minuto il pareggio con la doppietta da parte di Simone Moncada. Ancora Flocco, che adesso prova a puntare l'uomo. Adesso prova a partire palla al piede Simone Moncada. Dà il pallone sulla sinistra. Il tiro e arriva il 3-2. Realizzato questa volta da Daniele Moncada. Adesso Daniele Moncada. Pallone in profondità. E poi c'è il incredibile errore da parte di Del Brusco. All'indietro per De Marco. Il tiro e il gol bellissimo da parte di De Marco, che ha indovinato l'angolo. Adesso c'è ancora Luberto. Il tiro e il gol realizzato da Pirollo. Una serie di rimpalli. Poi ancora Del Brusco, che calcia di sinistro e trova lo specchio della porta. Sbaglia il passaggio di ritorno del proprio compagno di squadra. E adesso c'è ancora un 1-2 che può essere esiziale. Non lo è per colpa del palo. Clavari ha calciato a colpo sicuro. Alla fine riesce ad andarsene molto bene, elegantemente, il calciatore con la maglia numero 5, che arriva fino al capolinea, dove si è deciso tutto sommato il match. Adesso c'è un'azione da parte di Simone Moncada. Anastasi vince un rimpallo, poi conclude, finisce il match. Dunque vince l'Anzio Lavinio. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi. Un cordiale buonasera e a risentirci ai prossimi impegni con Mondo Futsal.